Amici, la giornata di giovedì che vede il maltempo posizionato sul centro Italia e anche sul meridione d'Italia, con una giornata che sarà caratterizzata anche dalla diminuzione dei valori termici al sud e dall'aumento delle ventilazioni di maestrale, in particolare su tutto il settore tirrenico. Essere responsabili di questa condizione è l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica che è associata a un centro di bassa pressione in discesa lungo la fascia tirrenica. Lo vediamo bene anche dall'analisi: a 1500 metri di altezza il Mediterraneo centrale è colorato di una tinta gialla piuttosto tenue, quasi a indicare appunto la discesa di aria fredda che prende il posto dell'anticiclone subtropicale che ci ha accompagnato nelle giornate trascorse. Sarà una giornata di maltempo sul centro e sud d'Italia. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola, possiamo dire che i fenomeni si concentreranno sotto forma di vento, diminuzione dei valori termici e pioggia sul centro Italia e sulla meridione d'Italia. Tornerà la neve sui rilievi appenninici a quote sotto i 1000 metri sul centro d'Italia e prossimi 1000 metri invece sul meridione. Giornata nuvolosa al nord, farà piuttosto freddo in un contesto comunque di assenza di fenomeni significativi. Gli stessi fenomeni, lo ripeto, si manifesteranno sul centro d'Italia, in maniera più marcata su tutto il settore esposto che guarda il settore adriatico, con rilievi appenninici interessati da precipitazioni a carattere nevoso comprese tra gli 800 e i 1000 metri d'altezza. Meridione d'Italia che vedrà la pioggia già nelle prime ore della giornata di giovedì, e aumento della ventilazione di maestrale con mare agitato lungo tutta la fascia tirrenica meridionale, quindi nel settore calabrese sicuramente interessato da mareggiata, altezza d'onda prevista tra i 3 metri e i 3,50 m. Le precipitazioni si estenderanno dapprima, partiranno dal settore tirrenico, cosentino, catanzarese e Vivone, e si tenderanno a traslare da ovest verso est i fenomeni nel corso della giornata, interessando anche il settore ionico. Tornerà la neve, ma ad altezze superiori ai 1000 metri, quindi essere interessate le cime del Pollino e della Sila in maniera più marcata e decisa. Scendono i valori termici, attenzione perché le massime si attesteranno sui 10-11 gradi, le minime saranno prossime allo zero già ad altezze più che collinari. È inutile dire che tutto ciò provocherà delle gelate ad altezza superiore alla quota collinare. A seguire una giornata di venerdì che vedrà perdere gli effetti, scomparire quasi del tutto appunto le precipitazioni, sia la pioggia che la neve, ma farà ancora freddo per la giornata di venerdì, attenzione alle prime ore in cui si manifesterà sicuramente il problema delle gelate. È un fine settimana che si prospetta ancora asciutto, ma attenzione alla notte tra domenica e lunedì, perché torneranno le precipitazioni. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di LACI.